stanco, che i miei colleghi che mi riempiono di elogi, poi fanno interviste, che giocano sempre contro la corazzata, contro chissà cosa, che non è la verità, e soprattutto nelle situazioni contingenti in cui questa squadra è sempre stata. Per un insieme abbiamo una rosa di 25 giocatori, 25 perché è arrivato 20, un mese fa, il 25esimo, che è Giacinti, con 13 under e 12 over, ma il dodicesimo è Giacinti che è venuto adesso. In queste prime 13 partite che abbiamo fatto, io ho qui un elenco, che siamo partiti da Messina e via via senza che li ripeto: 6 mancanti, 5 mancanti, 2 mancanti, 3 mancanti, 3 mancanti, 3 mancanti, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 7. Quindi dico, io non ho mai pianto, non ho mai detto niente, proprio perché mi sembrava irrispettoso nei confronti degli altri componenti che c'erano, però è il momento che mi sono stancato, è il momento di dire le cose come stanno, perché noi abbiamo sempre fatto con quello che avevamo. E quando parlo noi, non dico io, noi come gruppo, noi come gruppo giocatori, quindi siamo, perché queste cose non è che qualcuno è contento che manchi qualcuno per giocare, perché una squadra che ha un obiettivo, una responsabilità che ce la sentiamo tutti quanti addosso, non fa certamente piacere a nessuno non essere sempre nel pieno delle condizioni. Io non ho avuto mai il piacere di mandare un giocatore in tribuna, ancora troppo condizionati dagli eventi che succedono, e questo non. Una squadra che ha degli obiettivi importanti non può permettersi. Il gruppo delle rappresentanze degli Ultras, sabato, ci hanno detto che sono molto soddisfatti e molto contenti di quello che facciamo, perché ci vedono che lavoriamo dalla mattina alla sera con grande velocità, con grande cosa. In campo, nonostante qualche incidente di percorso, la squadra ha sempre dimostrato attaccamento e voglia di fare, quindi io mi riferisco a quelle persone che e domenica l'hanno dimostrato ampiamente questo fatto qua.